complimenti Alessia. Allora, ci siamo quasi, ragazze, se vi disponete a semicerchio, a mezzaluna, oh, così, eh? Allarghiamoci. Oggi? Sì, oh, perfetto. Allora, vedi, perché sei lì? Io sono qui per... è arrivato il momento di conoscere coloro che avranno l'arduo compito di votare tutte queste splendide ragazze, nonché la giuria. Bene, allora conosciamo subito. Ma non ho scritto un nuovo, ho scritto io. Ciao ragazzi. Emilia. Allora, Emilia, che dire, Miss Italia, quanti ricordi? Quanti bei ricordi. E poi pensare tra che qualche anno fa ero lì al posto vostro e quindi sono molto emozionata a vedervi tutte lì in costume. Noi ti abbiamo anche televotato a Salso Maggiore, hai rappresentato la nostra regione insieme a altre ragazze, quindi chi più di te sa cosa significa. Che dire, io direi che Miss Italia è un sogno per tutte le ragazze, lo è stato anche per me. Io ho avuto la fortuna, se così si può dire, di arrivare in finale. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Stiate tranquille perché siete bellissime e siete sempre voi stesse. Grazie Emilia Castriota. Salutiamo e conosciamo Maria Grazia De Toma, estetista. Stavamo perdendo bene. Facendo strappare il mio bel vestito. Guarda che io t'ho retto, perché sennò a quest'ora il microfono ce lo avevamo giocato. Ah, il microfono! Senza microfono non si può. Vogliamo cominciare? Cominciamo immediatamente. Allora, signori, la giuria è pronta, le miss pure. Io voglio ricordare alla giuria, si vota da 1 a 5, ci saranno due votazioni ufficiali. Partiamo con la prima votazione. Vai. Partiamo subito con la numero 1, Maria Giovanna Cosenza. Vorrei ricordare alla giuria che Maria Giovanna è fuori concorso perché ancora non ha l'età giusta per poter partecipare, noi l'aspettiamo il prossimo anno. Bene, cominciamo subito la gara con la numero 2, Pamela Cosciola. Numero 9.
Eccoci, un'altra fuori concorso, Rossella Di Muro. Ricordiamo alla giuria che Rossella è fuori concorso perché ha soli 15 anni. Ricordiamo il concorso con la numero 13, Angela Rizzi. Bonita la manana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, 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 teléfono suena. Numero 14 per Carmen Cifaldi. Vivir así ya no le interesa que se irá. Innovativo tassello antibatterico adottato su tutti gli slip per donna che garantisce la massima igiene e una freschezza incomparabile. Cotonella Underwear. Anche voi là dovete battere le mani, perché se no si può vedere che sembra di stare in televisione, non so se avete mai visto uno studio televisivo. Funziona così, c'è una parte di un sogno, quello di diventare famoso. Deborah, make up Miss Italia. Allora.
Triumph, il costume di Miss Italia, il prestigioso marchio di costume da bagno e moda mare. Triumph, il costume di Miss Italia. Sash, che veste Miss Italia con la moda giovane per l'abbigliamento e le calzature. Sash, veste Miss Italia. Bioethic, il servizio del benessere con la sua vasta gamma di prodotti per prevenire l'invecchiamento, mantenere un corpo snello e tonico, abbronzarsi in piena libertà e sicurezza. Bioethic, il sorriso del benessere. E ancora Acqua Rocchetta, leader nel mercato delle acque minerali. Acqua Rocchetta che fa fare tanta? No, pipì, pipì. Pipì è sottinteso, ma non si dice diverso, si dice pipì. Acqua Rocchetta che fa fare tanta? Plim, Mary Calze e Comandi, il calzificio di successo con le sue innovative collezioni. Mary, le calze di Miss Italia. Miluna, il mio gioiello, l'affermato marchio creazioni oro, perle e diamanti, esalterà la bellezza e il fascino di Miss Italia 2003, premiandola con un originale e prezioso gioiello. Miluna, il mio gioiello. E chiudiamo con Berloni, le famose cucine pensate per una bellezza forte più del tempo, che premiano la Miss Italia 2003 con una meravigliosa cucina e un favoloso contratto di lavoro. Inoltre anche voi potrete partecipare all'estrazione di una splendida cucina a Berloni votando la vostra Miss Italia in diretta televisiva Rai 1 in occasione delle finali a Salso Maggiore Terme. Berloni, le cucine di Miss Italia. E questo applauso lo facciamo a tutti gli sponsor nazionali che ringraziamo. Miss Italia, ho detto prima e continuo a dirlo, non è solo bellezza. Ci vediamo dopo, ciao. Hai già inquadrato qualche missi che secondo te può... 13 ne inquadrate? Ma lei è la tua fidanzata? No. E che sta? Stava per caso qua? Ah, gareggiando. Sta gareggiando? Stai seduto, non si dice questo! Sta gareggiando, ho beccato proprio una delle... Quindi tu sei uno dei fidanzati delle miss che insieme ai genitori delle miss soffrono più delle miss che stanno sul palco. Facciamo un applauso ai genitori e ai fidanzati delle miss. Perché specialmente i fidanzati soffrono ancora più dei genitori, io questo lo so perché ho parlato con parecchi fidanzati. Ma è arrivato il momento di rivedere le nostre splendide miss. Voglio ricordare alla giuria che tra pochissimo partirà la seconda e ultima votazione, quindi signori siamo pronti, accogliamo con un grande applauso le miss. This is T-Pain, dedicating the song to Let Belly. Like,